bellissimo. Abbiamo toccato il discorso della mancanza delle opere, delle infrastrutture, le ha vissute lei in prima persona. Abbiamo un'altra questione molto legata all'interesse europeo, che è la pesca, che suddivide sotto due aspetti. Noi abbiamo la pesca del gambero e la pesca, tra virgolette, sportiva. Abbiamo avuto questo obbligo, probabilmente proveniente dall'Europa, che è quello della pesca sportiva, dove si obbliga sostanzialmente al pescatore che lo fa in maniera da hobby, di dover utilizzare 50 anni sui palamiti e non poter più utilizzare il navicello elettrico per salpare questi anni. Cioè, sono norme che sostanzialmente sono un po' assurde. Preferirei, come in Francia, magari trovare una soluzione diversa, visto che l'Europa che detta un po' le regole, e pensare all'utilizzo di sempre 200 ami e l'utilizzo del navicello elettrico, magari pensare solo di fare la pesca sportiva nel weekend. Questa sarebbe una roba che, diciamo, tra virgolette, potrebbe far dare un sospiro di sollievo a tutti quelli che per hobby e per passione amano il mare in questo senso. Altro problema è la pesca professionistica. E quindi parliamo della pesca del gambero rosso. Noi qua siamo molto legati a questa peculiarità del nostro territorio del gambero rosso, viola. Poi mi bacchettano i pescatori e mi dicono: no, si dice che il gambero viola di Sanremo, non quello rosso. Perché quello lì, infatti adesso sto arrivando proprio. Noi abbiamo un problema di rettifica dei confini di Stato. Qualche anno fa si è verificato un grave problema, è stato sequestrato dai francesi un peschereccio sanremese, perché per pescare il gambero di Sanremo, che viene pescato nella cala del cimitero qua davanti a Ventimiglia, sostanzialmente l'inclinazione di questo confine a favore di altre realtà sarde ha creato un gravissimo problema, tant'è vero che sono state sequestrate delle barche proprio perché sconfinavano sul territorio francese. Questa rettifica non è stata fatta, ma stiamo vivendo un momento ancora un po' di dubbi interrogativi su questa circostanza molto particolare. Quindi, visto che è comunque una questione europea anche la rettifica e la condivisione dei territori di pesca sia per i pescherecci italiani che per i pescherecci francesi, e visto che l'area, diciamo, più pescosa di tutto il confine, di tutte le altitudini di Ponente è proprio quella a confine con la Francia, perché c'è una conformazione marina che permette la pesca di gambero, di scampi, eccetera. Quindi questo è anche un tema molto importante, molto sentito da molte imprese che operano sul territorio. Qui non abbiamo le grandi aziende che ci possono essere a Monza, a Brianza, a Milano, in Veneto. Qui abbiamo delle piccole realtà, come dicevi prima tu, che sono veramente limitate alla piccola e media impresa, ma già media impresa è già dire tanto, ecco. Quindi sono tutti artigiani, tutti commercianti, tutta gente che ha queste imprese molto limitate. Quindi l'impegno da parte tua anche per, diciamo, andare a capire quali sono le problematiche che riguardano anche la pesca, come infrastrutture, grandi opere, eccetera. Quindi, non ultima, il Col di Tenda, che, come avrei sicuramente potuto appurare con mano, la situazione è imbarazzante sotto profilo italiano. Quindi io inserisco.